Va bene, ci siamo. Allora, io queste slide sull'Europa le ho preparate in occasione di quel corso di cui vi ho parlato ieri, che abbiamo corso tanti workshop che abbiamo svolto in Ucraina, in Georgia, in Armenia, eccetera, perché molti di questi paesi, la Georgia, alcuni insomma, stanno cominciando ad accedere alla possibilità di fruire dei fondi europei. La Georgia adesso può chiedere il fondo Eurimage, cioè viene considerata come Europa, diciamo, no? L'Europa si sta allargando. Questo quindi mi ha portata a spiegargli in che mondo si stanno muovendo, no? Però mi sono resa conto che spesso e volentieri anche a livello europeo tendiamo a far confusione tra comunità europea, Consiglio d'Europa, il fondo MED, il fondo Eurimage, come li inquadriamo, che cosa fanno. E mi è sembrato opportuno fare comunque una piccola introduzione che può sembrare didascalica, può sembrare forse eccessivamente, no, però è importante perché ci chiarisce dei concetti che poi ci rimangono e ci aiutano ad evitare delle confusioni e a capire meglio come funzionano le cose. No? Quindi, ho tradotto le slide che erano appunto originariamente in inglese e mi pregio di presentarvi questa cosa in esclusiva, una stupidaggine, però è importante, non si vede molto bene purtroppo, però. Allora, partendo dal, i paesi in grigio, forse è meglio, però poi non vedono loro, per spegnere un pochino le luci che si vede meglio lo schermo, però non so voi in streaming poi... Si vede, vabbè, non c'è un dettaglio spaventoso, insomma comunque il discorso è i paesi in grigio sono i vecchi paesi della comunità europea, no? Quelli originari, insomma i 13 dell'origine. Tutti gli altri, compresa la Russia fino alla Siberia inoltrata, fanno parte del Consiglio d'Europa. Il Consiglio d'Europa, appunto questo è... No? La conformazione. Il sito su cui potete trovare tutte le notizie è www.coe, Council of Europe, coe.int, come internazionale, int, coe.int, e lì avete tutte le notizie riguardo, appunto lì vedete che c'è un link, no? Display the list of countries, vi dicono tutti i paesi, e mano a mano appunto gli aggiustamenti, gli aggiornamenti insomma dell'elenco dei paesi che fanno parte del Consiglio d'Europa. Comunque questo in linea di principio vedete che ha un'estensione che va molto al di là dei confini geografici dell'Europa come noi la intendiamo, no? E della comunità europea intesa in termini di comunità economica e culturale, insomma è sicuramente diversa. Il Consiglio d'Europa comprende anche tutta una serie di paesi che non sono nella comunità europea, sempre parlando dell'Europa, nella comunità europea non abbiamo, voi vedete qui sono inclusi la Serbia, l'Albania, la Turchia, esattamente, e poi c'è, no, Georgia, Armenia, tutti i paesi del Caucaso, insomma sono tutti paesi che sono parte del Consiglio d'Europa e non fanno parte invece della comunità europea. Qua. Allora, gli obiettivi. Il sito del Consiglio d'Europa è cambiato rispetto a questo che vedete qui adesso, perché è appunto delle slide che ho fatto diversi mesi fa, e però ho preferito mantenere queste e poi vi darò appunto questo PowerPoint, perché sono molto più chiare rispetto a come è fatto adesso il sito, insomma. L'hanno reso forse più graficamente carino, insomma. Però i concetti trovo che siano espressi meglio in questa piuttosto che in quelle che ci sono adesso. Allora, gli obiettivi. L'obiettivo, forse lì non leggete, no, sul giallo, il verde. Ve lo leggo, insomma, l'obiettivo principale del Consiglio d'Europa è quello di creare uno spazio democratico e politico comune. Su tutto il continente europeo, garantendo il rispetto dei principi fondamentali diritti umani, democrazia e stato di diritto. Quindi diritti umani, democrazia e stato di diritto. Questo è il Consiglio d'Europa che sì. Facciamo cambio di computer.
scusate, interruzione. Sì, sì, fate girare lì. Ok. Thank you.
L'obiettivo principale del Consiglio d'Europa è quello di creare uno spazio democratico e politico comune su tutto il continente europeo, garantendo il rispetto dei principi fondamentali. Due punti, adesso li vedo. Diritti umani, democrazia e Stato di diritto. Diritti umani, democrazia e Stato di diritto. Quindi vedete che è un concetto molto largo, no? Poco politico, nel senso di poco pragmatico, e invece molto cultural, no? Di enunciati di principio. Oh, grazie. Quindi è un enunciato di principio fondamentale, insomma, parliamo di democrazia, di diritti umani e di Stato di diritto da rispettare nell'ambito di tutti questi paesi. Nell'ambito dei paesi? Certo, magari, cioè il Consiglio d'Europa prende posizione, però nell'ambito dei paesi appartenenti al Consiglio l'impegno è di mantenere appunto uno standard comune, no? Quindi gli obiettivi, se vediamo sotto, dice difendere i diritti umani, la democrazia pluralista e lo Stato di diritto. Favorire la presa di coscienza e la valorizzazione dell'identità e della diversità culturale in Europa. Quindi sentirete parlare in tutte le questioni riguardanti i fondi europei, appunto, no? Questioni riguardanti l'identità europea e d'altra parte la diversità culturale. Trovare soluzioni comuni ai problemi della nostra società. Consolidare la stabilità economica in Europa favorendo le riforme politiche, legislative e costituzionali. Quindi il Consiglio d'Europa si fa promotore di iniziative volte a, no, formare un tessuto legislativo democratico, rispettoso dei diritti umani, eccetera, nei diversi paesi, favorire appunto l'identità, la diversità culturale, però per esempio legislazioni sul cinema, l'audiovisivo, la cultura, nei paesi dove queste cose non esistono. No? Quindi nei paesi del Caucaso, per esempio, è il Consiglio d'Europa, tramite corsi di formazione come quelli che abbiamo fatto noi, tramite altre iniziative di sensibilizzazione della società, porta avanti no? discorsi volti a creare una struttura poi legislativa no? a livello politico centrale. Quindi si fa promotrice, insomma, il promotore di queste iniziative. Attraverso, allora, quelli sono gli obiettivi che persegue, li persegue attraverso delle azioni, no? Quindi appunto Europe Against, contro, no? Contro la pena di morte, contro la violenza domestica, contro appunto la discriminazione dei Rom, contro lo sfruttamento sessuale dei minori, cioè tutta una serie di campagne che il... non conosce i pulsanti probabilmente, sì. Ecco. Oh. Vero, vedete meglio? Sì. Adesso ci arriviamo. Il Consiglio d'Europa ha una serie di appunto direttorati, diciamo directorate di dirigenza, insomma, che si occupano di tutti questi distinti ambiti. Quindi so che ci sono per esempio delle campagne, no, contro la discriminazione dei Rom. Nell'ambito di quelle campagne loro hanno anche la possibilità di finanziare dei progetti audiovisivi. Insomma, ci sono anche in tutte queste diverse appunto diversi obiettivi che loro hanno, le azioni che perseguono, insomma, dei finanziamenti a disposizione. Ovviamente non riguardano solo l'audiovisivo, insomma, sono campagne enormi, no? Quindi bisogna andare a cercare uno per uno, insomma, se c'è la possibilità di avere qualcosa. Io vi sto adesso raccontando il Consiglio d'Europa, perché poi arriviamo ad Eurimage, che è una creatura del Consiglio d'Europa. Per favorire appunto il dialogo interculturale, vedete la seconda fila, ci sono tutti quegli omini colorati, appunto favorisce il dialogo interculturale, appunto la mobilità dei disabili, insomma, contro i medicinali contraffatti, cioè tutta una serie di campagne, no, di azioni che svolge il Consiglio d'Europa. Ecco.
Allora, queste sono tutte le tematiche di cui si occupa e l'ho lasciato in inglese perché purtroppo appunto andando poi a vedere il sito italiano nuovo non lo trovo in italiano questo, però vedete che le tematiche sono molto varie, dai diritti umani alla dignità umana, ai diritti delle minoranze, insomma le leggi, no? Nell'ambito della legge trovate anche appunto il lavaggio di soldi sporchi, la protezione dei dati personali, terrorismo, una serie di argomenti enormi di cui si occupa, insomma, sui quali il Consiglio d'Europa dà il proprio contributo. Se andate a vedere la colonna di mezzo, il terzo riquadro, cultura, no? Eredità, heritage, sono i beni culturali. La prima è il cinema e audiovisivo e poi ci sono altre cose riguardanti appunto no? La Convenzione culturale europea, eccetera. Nel cinema e l'audiovisivo, andando poi a vedere più a fondo, esistono diverse cose no? Che caratterizzano appunto l'operato del Consiglio d'Europa nell'ambito audiovisivo. Uno è l'osservatorio. L'Osservatorio Europeo dell'Audiovisivo si occupa di raccogliere i dati dai diversi paesi che contribuiscono appunto a creare un database comune in tutta Europa su tutti i fondi pubblici disponibili in Europa per l'audiovisivo. Vedete a destra Database on Public Funding for Film and Audiovisual Works in Europe. Nell'Europa del Consiglio europeo, insomma, questo è un database al quale tutti potete rivolgervi. Si chiama CORDA col K, no? Ed è all'interno del sito del Consiglio d'Europa, trovate appunto il riferimento a CORDA. Credo che sia OBS perché osservatori.coe.int, insomma, poi vedete come no? Cercarvelo. CORDA è appunto un database dove trovate l'organizzazione, no? Secondo il tipo di organizzazione che stiamo cercando, se è un fondo, se è una banca per paese, per livello, se è sovranazionale, europeo, non europeo, insomma, è un database ed è interessante. L'Osservatorio Europeo dell'Audiovisivo, tra l'altro, pubblica ogni anno, e questo sì, lo pubblicano, insomma, purtroppo ha un costo, però è interessante, insomma. E se andrete al mercato di Cannes, credo che lo vendono a Cannes a 15 euro e sul sito invece 24, insomma, forse non. Però questa piccola pubblicazione si chiama Focus, no? Ed è World Film Market Trends, quindi le tendenze del mercato del cinema a livello mondiale, no? E troverete qua, sempre, vedete il logo come vedete lì, insomma c'è questa cosa che è l'Osservatorio Europeo dell'Audiovisivo, troverete un'analisi con no? Tabelline, grafici, paese per paese di quanti film prodotti, quanti film distribuiti, quanti film appunto accedono alle sale, quanti film stranieri vengono proiettati in quel paese. No? Ed è interessante perché vi dà veramente un'idea del mercato internazionale, insomma, come girano i film. E un altro suggerimento, poi quando usciamo dal PowerPoint, insomma, andiamo su internet, vi volevo far vedere un sito che si chiama OLFI, allora OLFFI, OLFI, credo sia .com, adesso lo cerchiamo, che è un altro sito dove trovate tutto il film financing a livello internazionale, quindi paese per paese quali sono i fondi disponibili a livello nazionale, a livello regionale, se dovete per esempio andare a coprodurre con la Germania è opportuno sapere di che cosa state parlando, anche se poi andrete a cercare un coproduttore tedesco e lui dovrà sapere tutto, però quando vi dice nel mio paese c'è questo fondo, questo quell'altro, insomma, è opportuno che sappiate già di che cosa sta parlando, evidentemente, no? Quindi la documentazione è continua e deve essere appunto aggiornata e focalizzata alle vostre necessità. È inutile che vi documentate sulla Romania se state lavorando con la Germania, è ovvio, però quantomeno, no? Sapere che cosa aspettarvi. Allora, l'Osservatorio dell'Audiovisivo. Che pubblica CORDA, dicevamo, la Convenzione europea sulla coproduzione cinematografica.
Allora, nell'ottica di cui sopra, no? Quindi favorire appunto le cooperazioni tra i diversi paesi dell'Europa per produrre delle cose che abbiano un'identità culturale, che valorizzino la diversità culturale europea, queste sono le parole d'ordine del Consiglio d'Europa, diciamo, ha varato nel 92. No? Si è aperto alle firme nel 92 questa convenzione europea sulla coproduzione cinematografica. Perché? Molti paesi europei e non avevano tra di loro già all'epoca nel 92 dei trattati bilaterali di coproduzione. Quindi permettevano ciò di cui abbiamo parlato questa mattina, cioè il riconoscimento guai. Il riconoscimento della nazionalità propria di ciascun coproduttore nei paesi di origine, trattandosi di coproduzioni effettuate all'interno di trattati bilaterali. C'erano dei casi che non rientravano nei trattati bilaterali, o perché non c'era un trattato, no? Vai a coprodurre con la Serbia, vai a coprodurre con la Georgia, che fanno parte, come abbiamo visto, del Consiglio d'Europa, ma non c'erano trattati bilaterali con questi paesi. Oppure nel caso in cui ci fossero appunto delle coproduzioni non tra due paesi ma tra più paesi. No, allora che fai? Le triangolazioni, come dicevo prima, per il Sudafrica, quello che si mette con quello, che fa con quello. La Convenzione europea fa da ombrello, eh? E quindi può essere applicata, utilizzata per tutte quelle situazioni in cui o non c'è il trattato tra due paesi, o sono tre o più paesi a coprodurre. Questo è chiaro? Ok, quindi quando ci sono i trattati bilaterali vengono osservati i trattati bilaterali. Quando non ci sono, o quando sono più di due paesi, si fa una coproduzione secondo i principi della coproduzione europea. Allora, dicevamo, è un trattato aperto alla firma degli Stati membri, perché come tutte le iniziative appunto del Consiglio d'Europa, gli Stati devono aderire. E Stati membri delle altre parti alla Convenzione culturale europea, all'adesione degli altri Stati europei non membri dell'Unione, insomma. Quindi è entrato in vigore nel 94 e mano a mano che i paesi appunto ratificano, firmano, entrano nella convenzione, rientrano appunto in quest'ambito. Quindi se voi entrate qui conventions.coe.int, no? E andate a vedere, vi cercate appunto la convenzione europea, c'è cioè l'elenco di tutti i paesi che hanno aderito alla convenzione. Oltre alla convenzione, il Consiglio di Europa ha creato questa struttura, questo fondo che si chiama Eurimage. Eurimage è un fondo europeo per le coproduzioni, cioè non esiste per una singola paese, cioè tu produttore italiano fai un film, non puoi chiedere Eurimage, perché il principio è quello di favorire il dialogo interculturale tra paesi e quindi le coproduzioni, no? Quindi nel momento in cui hai due paesi o più, o vincolati appunto, no, sotto l'ombrello della Convenzione europea, o in piccola percentuale inferiore al 30%, un paese terzo, devono essere almeno due paesi europei più un massimo del 30% fuori dall'Europa, può essere il Canada, l'Australia piuttosto che il Sudafrica, o chiunque, insomma l'Argentina, purché il contributo dell'extraeuropeo sia limitato al 30%, non di più. Quindi si può applicare Eurimage. Eurimage è un fondo, ed è un fondo che diciamo, viene a compiere un'azione di gap financing. Un gap è uno spazio lasciato vuoto, no? Non so se siete mai stati a Londra, avete preso la metropolitana, insomma, mind the gap, il gap è lo spazio tra il treno e il binario, quindi cioè la panchina, la banchina, no? E quindi attenzione a non cadere, il gap è un buco, un vuoto. Eurimage è un gap funding, quindi devi arrivare ad aver coperto il piano finanziario pressoché totalmente, no? E avere un buco che ti aiuta poi a entrare in produzione. Quindi Eurimage tu lo chiedi quando sei a poco
no? Pochi mesi dall'inizio delle riprese. Diciamo un massimo del 20%? Un massimo direi del 15%. Sì, arriva a dare il 12, l'11, insomma, massimo il 15 per fini di particolare valore culturale, insomma, credo. Poi è stabilito all'interno, qua abbiamo, no? Ho il libro, che credo che stiano anche addirittura a fine, sono preziosissime queste cose che poi scompaiono, è tutto online, no? Quindi non ce l'avete più. Però il, appunto, Eurimage è, no? Basta, mettete Eurimage su Google, arrivate e c'è tutto questo all'interno del sito. E, quindi qui ti dice, appunto, Eurimage Co-Production Support, ti dice che sostiene full length feature films, quindi film lungometraggio di finzione e animazione, no? Lungometraggi di animazione, quindi film per la sala, così come documentari, no? Di una durata minima di 70 minuti. Quindi 70 minuti è un formato non televisivo, no? Sapete che il formato televisivo è sui 52, 60, insomma a seconda dell'ora televisiva, ma 70 minuti è un formato per la sala. Quindi bisogna dimostrare di avere appunto una strategia di distribuzione in sala, e per Eurimage bisogna portare questo benedetto piano finanziario che vi mostravo prima, piano finanziario in cui sono dettagliate tutte le fonti, e ogni paese che coopera appunto nell'ambito della coproduzione deve aver coperto almeno il 50% del proprio piano finanziario prima di accedere ad Eurimage. Quindi il piano finanziario deve essere almeno al 50% coperto, poi tutto il resto, ci possono essere lettere di intenti, ci possono essere negoziazioni in corso. Per quello dice dettagli, no? Tu puoi scrivere: ho presentato domanda per questa cosa, insomma, in data, siamo in attesa di avere la risposta fra 20 giorni. Abbiamo la lettera di intenti del distributore, no? Siamo in attesa di concludere il cast con questo attore in particolare per avere l'assenso entro fine mese. Cioè è tutto in fieri, ma si sta chiudendo, no? Quindi questo per Eurimage è molto importante. Come vedete sotto, insomma, c'è un elenco di documenti che vengono richiesti. Adesso tutta l'application si fa online, no? Non ci sono più invio di materiale. Io ricordo appunto con Fandango nel 94, probabilmente facemmo una delle prime domande, insomma, che fece Procacci per Eurimage, e chiedevano, siccome il comitato di valutazione dei progetti è costituito dai rappresentanti di ogni paese, no? Erano appunto 20 paesi, insomma, quanti fossero, no? Dovevi fare 20 copie della sceneggiatura, 20 copie del piano, cioè, ed era scatole, no? Avete presente le scatole in cui vengono le risme della carta, no? Scatole impacchettate con carta da pacchi chiuse, insomma, indirizzo scritto sopra e mandate per corriere con una spesa. No, in inglese e in francese, tutto in inglese e in francese, insomma, con appunto forse la sceneggiatura in italiano, però tutta la documentazione doveva essere scritta in inglese o francese, inglese e francese, a seconda, insomma, dell'importanza, perché tutti i delegati si suppone che parlino inglese o francese, no? Quindi adesso questa cosa non esiste più, non vengono più mandate copie cartacee, va tutto online, no? E i delegati devono leggersi le cose online, e appunto, il che è molto più pratico, elimina ovviamente quintali di carta, però vi dirò che leggere sceneggiature su questi cosi qua, insomma, non è proprio, no? Il massimo, insomma. Sì, però allora ci risiamo all'utilizzo della carta, che uno dovrebbe in teoria cercare di evitare, no? Io riciclo una gran quantità di carta avanti e indietro, insomma, tutti lo facciamo, però è un'altra cosa, insomma. E quindi, ecco, vi dice, vanno allegati appunto l'elenco dei documenti richiesti, sotto il Support Application Form Informations About Producers and Distributors, che è un altro foglio simile a questo, in cui ciascuno scrive, no, i propri, cioè, dati sulla società, a parte indirizzo, codici fiscali, partite IVA, conti bancari, cose, tutto, ogni società una per una, e la stessa cosa sui distributori, chi sono, dove sono, insomma, ognuno un foglio identificativo. Poi il financing plan, che è questo.
Vabbè, c'è anche un libretto di istruzioni su come appunto confermare le fonti, ti chiedono, no? Vedete sotto, to confirm sources of financing for the purposes of the 50% financing requirement. Loro chiedono che almeno il 50% del finanziamento sia in place, quindi assicurato, e ti danno le istruzioni su come fornirgli dei documenti opportuni, no? Quali documenti servono e che cosa vogliono. E poi c'è questa griglia dell'europeità, diciamo. No? Del carattere europeo del progetto, per fiction, per animazione, per documentario. Come fai a definire che un progetto è europeo per poter rientrare appunto nella convenzione, no? Lo fai con una serie di punteggi che adesso andiamo a vedere. Cioè, c'è un numero di punti che vengono attribuiti a tutte le diverse persone, no? L'elenco tecnico, artistico del film. Che fanno sì che, appunto, sommandole, devono dare un minimo di punti per poter essere considerate un progetto film europeo. Allora, qui cambiamo, no? Ente, organizzazione politica, Unione Europea. L'Unione Europea consta allo stato attuale, questo l'ho aggiornato poco, insomma, prima di venire, di questi paesi. Come vedete, per esempio, la Norvegia fa parte del Consiglio d'Europa, non fa parte dell'Unione Europea. No? L'Unione Europea non include la Svizzera e non include questa serie di paesi che vediamo sulla destra, insomma, che sono appunto no? La Serbia, l'Albania, il Kosovo, la Macedonia, il Montenegro, probabilmente, insomma, ci sono. Ciò non toglie che molti di questi paesi stanno però entrando nel programma MEDIA. No? Non sono membri dell'Unione Europea, capisco che tutto ciò può creare confusione, però il programma MEDIA permette l'accesso al programma a paesi che stanno negoziando il loro ingresso nell'Unione Europea. Quindi, appunto, questi che vi ho già nominato. Include paesi come, ecco, Cipro che vedete all'estrema destra, insomma Malta, tutti questi fanno parte dell'Unione Europea. All'interno dell'Unione Europea sapete che esiste il Parlamento, insomma c'è, no? C'è una serie di organizzazioni istituzionali, sono delle istituzioni. All'interno dell'Unione Europea abbiamo la Commissione Europea. Che rappresenta gli interessi dell'Europa nel suo complesso, pone al Parlamento europeo, e qui non confondetevi perché è il Consiglio dell'Unione Europea, non è il Consiglio d'Europa, sono organismi appunto di governo dell'Unione, la legislazione da adottare, la Commissione propone le leggi e che vengono poi appunto votate dal Parlamento e ratificate dal Consiglio dell'Unione Europea. E vigila sulla corretta applicazione del diritto dell'Unione Europea da parte dei Paesi membri. Quindi è un consesso più chiuso, no? Controllato dal Parlamento e dal Consiglio dell'Unione Europea e le leggi vengono promosse dalla Commissione. Quindi è un po' complesso a livello appunto di funzionamento, però insomma in sintesi è così. Allora, qui entriamo in quello che ci riguarda, il programma Europa Creativa. È un programma che è partito quest'anno, no? A partire dal 2014 e appunto va avanti almeno adesso fino al 2020. E è stato creato appunto con un grande dibattito parlamentare all'interno del Parlamento europeo, è stato creato l'anno scorso, per mettere insieme la parte del programma Media che sapete che si occupa esclusivamente di audiovisivo, sapete che Media è un acronimo francese che sta per mesure, allora, mesure pour no, encourager le développement de l'industrie audiovisuelle, misure per incoraggiare lo sviluppo dell'industria audiovisiva. Encourager le développement, quindi il sottoprogramma era il programma Media, aveva l'obiettivo, quando è stato costituito, credo nel 90 qualcosa, o prima forse,
di incoraggiare lo sviluppo dell'industria audiovisiva, cosa che è riuscita a mio parere a fare egregiamente, perché insomma se non fosse per media credo che tutta la piccola industria dell'audiovisivo europeo sarebbe caracollata miserabilmente, insomma. No? Quindi grazie al sostegno della comunità europea attraverso il programma media l'industria audiovisiva europea può competere, insomma, può avere appunto un posto sul mercato. Sono stati appunto uniti il programma media con il settore cultura, no? Cultura in termini di attività culturali, in termini di conservazione e di utilizzo dei beni culturali, tutti questi progetti culturali europei che conoscete, la valorizzazione non so, della strada francigena, tante cose che fanno appunto per valorizzare, per far crescere insomma, l'utilizzo, la fruizione, la conservazione insomma, di beni culturali europei. Sono state appunto unite queste due cose nel programma Europa Creativa. Esiste il sottoprogramma Cultura, di cui non mi occupo in questo ambito adesso, perché insomma ho un'infinità di cose, e quello che ci interessa invece è il sottoprogramma Media. No? Si chiama purtroppo con questo nome italiano orrendo, in inglese è il subprogram, che può avere un senso, ma il sottoprogramma insomma è una traduzione purtroppo che ci dobbiamo tenere, e così è insomma. Quindi che cosa supporta, che sostiene? Sostegni finanziari, no? Quindi appunto da finanziamenti all'industria europea del cinema e dell'audiovisivo nei settori dello sviluppo, la distribuzione e la promozione. Come vedete non sostiene la produzione. Sviluppo, promozione e distribuzione. Non sostiene il programma media la produzione di film. Adesso vi dico, esiste un'altra cosa che poi è stata creata insomma, per integrare Orimage, però diciamo che il principio è media sostiene lo sviluppo. No? Una volta sviluppato il progetto deve essere finanziato da ogni coproduttore nel proprio paese e può godere del beneficio del CAP, no, il CAP insomma, di Eurimage per quanto riguarda le coproduzioni europee. Quindi la comunità europea promuove lo sviluppo, il Consiglio d'Europa sostiene la coproduzione, quindi la produzione. Dopodiché il programma media reinterviene per quanto riguarda la distribuzione, favorendo appunto la produzione Eurimage e quindi il Consiglio d'Europa. No? Le coproduzioni, esatto. Le produzioni singole di ogni paese vanno sostenute dai singoli paesi. Insomma, nel momento in cui si mettono insieme, allora interviene il Consiglio d'Europa nel proprio ambito appunto di favorire il dialogo interculturale, ti dice. Ti fornisco questo strumento che ti consente appunto di godere di un beneficio finanziario ulteriore. No? Adesso uno di voi ieri mi faceva la domanda: ma se abbiamo già un finanziamento allo sviluppo possiamo metterci altri? No? Parlavamo di questa catena virtuosa che è quella di iniziare appunto in casa per poi aggiungere a livello nazionale e poi a livello europeo. La stessa cosa succede con questi fondi. Cioè se noi abbiamo già il programma media allo sviluppo, ci presentiamo ad Eurimage, partiamo avvantaggiati perché è un bollino di qualità che ci viene dato bene o male dall'Europa sul nostro progetto. Al di là dei finanziamenti che sono ovviamente benvenuti e importanti per lo sviluppo del progetto, ma appunto il contributo di media è come se fosse già una buona introduzione per chi da parte di Eurimage andrà a valutare il film sapendo che è stato già appunto, valutato positivamente dai colleghi di media. Quindi, dicevo, rientra poi a finanziare Europa Creativa, finanzia la distribuzione, finanzia i distributori, i consorzi di distributori. Finanzia un programma di cui forse avete sentito parlare che è quello di Europa Cinema. Siete mai stati, non so se avete qui a Taranto, in Puglia ci sono sicuramente insomma dei cinema sale, no? Che appunto distribuiscono film europei. No? Avrete visto? Forse c'è vabbè, quello. C'è il circolo d'autore, magari si può chiedere. Ah, però non ci sono sale appunto associate al circuito di Europa Cinema. Non ci sono sale.
Forse cercando poi appunto nel sito di Europa Cinema possiamo andare a vedere se ci sono delle sale consociate, però è anche questo è un, diciamo, è un finanziamento che viene dato da Media per la promozione di opere europee, no? È ovvio che Media ha interesse a far circuitare, circolare insomma, i film non sostenuti. E quindi quelli che hanno avuto il finanziamento allo sviluppo, i film appunto che hanno un particolare pregio in quanto opere europee vengono sostenute alla distribuzione, quindi viene dato appunto finanziamento ai distributori perché creino, no, delle reti e si distribuiscono i film dei diversi paesi nei rispettivi. Ma devono essere dei cinema che si occupano solo di questo, oppure un cinema che fa una distribuzione, diciamo, generalista può associarsi? Può associarsi. Io adesso sto pensando a dei cinema di Roma, insomma, per chi conosce Roma, non so, sicuramente. Il Greenwich, il Mignon, il Quattro Fontane, no? Tutti quelli del circuito cinema hanno il bollino di Europa Cinema. Quando vedete appunto un film europeo viene proiettato, c'è prima questo logo Europa Cinema. Ma un film europeo significa in lingua originale? Non necessariamente, no, in questi cinema sono tutti, purtroppo in Italia doppiamo tutto, quindi no, non necessariamente. Beh, il problema è che non ci siamo abituati, perché in molti altri paesi, anzi, imparano molto di più le lingue perché sono costretti, insomma. Sì, tranne in Italia e in Germania credo ci siano pochi altri paesi che hanno questa abitudine. Io sono stata spesso in Argentina perché mia mamma è argentina, quindi appunto ho avuto più, quando ero piccola che ora, insomma, la possibilità di andarci. Andavamo al cinema, sono tutti indistintamente film in lingua originale con i sottotitoli. No? E quindi la gente impara meglio le lingue, è più abituata ad ascoltare le voci. Siamo voi può mettere in lingua originale, io sfido chiunque, quanti di voi. Su Sky, certo. Sì, i film su Sky c'è di vedere in lingua originale. La possibilità di poter vedere con i sottotitoli. Sì, è una questione di abitudini. Sì, è purtroppo una questione di abitudine. Sì. Ma ci sono quindi condizionamenti per i cinema? Sì, per quello ti dico, finanziariamente sostengono questi cinema. Sì. Sostengono i distributori, però forse anche i cinema. No? È un settore che non conosco, quindi non mi voglio esprimere con certezza perché non posso darla. Però credo che anche cinema, il circuito Europa Cinema è un circuito di esercenti e quindi vengono favoriti anche i cinema sicuramente, insomma. Quindi la promozione, una serie di iniziative appunto volte a promuovere le opere, volte a promuovere anche i professionisti legati all'industria cinematografica. Non so se avete mai sentito parlare, chi di voi frequenta i festival, appunto c'è un programma che si chiama Shooting Stars. Shooting Stars si occupa di, allora, chi lo organizza è una struttura che si chiama European Film Promotion, EFP, che è finanziata dal programma Media, no? Nell'ambito delle cose che fa la European Film Promotion c'è questo programma Shooting Stars. Ogni paese presenta diciamo l'attore emergente dell'anno, no? Attore e attrice emergente dell'anno. C'è una giuria che tra tutti i paesi europei, attori e attrici, sceglie, credo che siano 10 o 12. Questi 10 o 12 attori emergenti, ragazzi giovani che hanno fatto una, due, tre parti, insomma cominciano adesso nella loro carriera, vengono presentati a agenti, registi, case di produzione, insomma nei mercati appunto. EFP, la European Film Promotion, organizza tutta una serie di incontri per questi shooting stars che vengono quindi promossi nel mercato. No? Sono tutte azioni importanti, insomma. Per... È probabile, sì, è stato il shooting star. Sì. La stessa cosa fanno con i giovani produttori. C'è quest'altra cosa che si chiama Producers on the Move, no? Producers on the Move viene fatto allo stesso modo, è l'Agenzia per il Cinema, Film Italia nel nostro caso, segnala il giovane produttore, no? Emergente dell'anno viene fatta appunto una selezione a livello europeo e questi Producers on the Move incontrano
no? Sales agents, distributori, broadcaster, cioè tutta una serie di figure professionali che sono fondamentali poi per poter montare i progetti. E quindi so che, non so, Marta Donzelli della Vivo Film, piuttosto che, non so, tante altre figure di giovani produttori emergenti hanno fatto parte di queste cose che vanno sotto il cappello di promozione, no? Promozione delle opere creative, opere professionalità, insomma. Un'altra cosa che fa il bando promozione è, ad esempio, nei mercati a Cannes, a Berlino, no? Nei mercati il MIP, TV, MIPCOM, nei maggiori festival, il programma media ha un suo stand, no? È lo stand europeo nel mercato. Vi ho spiegato che i mercati sono fatti appunto per vendere i progetti, a Cannes e a Berlino sono fatti per coprodurre, per conoscere gente, per fare networking. Se uno va appunto come giovane produttore da solo, non fai parte di nessun gruppo, nessuna struttura, vai per conto tuo e vai a incontrare gente. L'alternativa è quella di chiedere appunto l'accesso, l'accredito tramite la struttura del programma media. E quindi se vieni accettato dal programma media ti chiedono un curriculum, ti chiedono, no, che film hai prodotto per qualificarti come produttore, vieni accettato come giovane produttore indipendente, insomma, all'interno del loro stand, tu usufruisci di una serie di servizi che sono, vabbè, quello del, no, recapito messaggi, chi ti cerca sa che sei lì e può venire a portarti una cosa, chiedere di te, insomma, loro sanno chi sei e ti indicano, il che è già un vantaggio. Hai comunque uno stand con dei tavolini che, per quanto affollato, insomma, è un punto di ritrovo, quindi tu puoi dire ci incontriamo lì, è casa mia, no? In questo senso c'è un piccolo bar, cioè macchinetta del caffè, biscottini che tu puoi offrire alle persone con le quali stai avendo una riunione, è molto affollato, molto appunto richiesto, però ti dà un senso di appartenenza, no? È molto positivo per chi appunto frequenta il mercato da giovane piccolo produttore, non ha un legame specifico con lo stand del proprio paese, per esempio, perché lo stand italiano a Berlino o a Cannes, no, ha degli spazi per le film commission, ha degli spazi per i venditori italiani, troverete appunto, no, delle case di distribuzione o di vendite estere, insomma, che vendono i film italiani o che acquisiscono per il territorio italiano, ma per i giovani produttori non c'è un posto dove poter stare, dove poter ricevere, cosa che invece media ti mette a disposizione, ed è bello perché incontri tutti i giovani produttori di altri paesi europei, insomma. Noi come programma di formazione sostenuto da media andiamo sempre lì perché ci danno appunto un tavolino dove poter incontrare i nostri partner, finanziatori, docenti, eventuali partecipanti, insomma, facciamo tutto il nostro networking con base, diciamo, allo stand, e anche questo fa parte della promozione. Tutto questo adesso non so se appunto Cristina o chi per essa, insomma, del Media Desk appunto di Bari vi racconteranno poi, no, tutte le cose che Media finanzia. Allora, incoraggio, andando avanti, il lancio di progetti con un'ampia dimensione europea e l'applicazione di nuove tecnologie. Questa è la novità di sotto programma media nell'ambito del programma Europa Creativa. Una cosa a livello burocratico che vi racconto, sperando che non aggiunga confusione, ma che bisogna tenerne conto, è che dopo aver fatto tutto questo lavoro per mettere insieme media e cultura, no? Media e cultura, creato il programma Europa Creativa, tutto il Parlamento che si è votato, si è espresso, finalmente è stata, no, creata questa nuova struttura con il sottoprogramma cultura, il sottoprogramma media, sotto la direzione cultura, perché il programma, cioè, complessivo, cioè l'Unione Europea ha la direzione cultura, la direzione appunto nuove tecnologie, direzione ambiente, direzione industria, direzione, cioè ogni, no? Dopo tutto questo lavoro, il programma media dell'industria audiovisiva è stata presa dalla direzione cultura e spostata alla direzione Digital Connect. Siamo rimasti tutti così, è successo ad ottobre. Quindi dici, ma perché, no? Tutta questa fatica, queste cose hanno unito, perché ogni paese aveva
nel suo interno un desk cultura e un desk media, perché erano due cose separate. Hanno fatto tutto questo lavoro, si sono dovuti unire, fare un desk unico per cultura e media. Vi potete immaginare a livello centrale dei paesi sovrapposizione di cariche, no? Chi fa che cosa, insomma, con notevoli problemi. Adesso si è spostato tutto a DigiConnect, che significa appunto il digitale. Allora, media da adesso al futuro, no? Avrà un'impronta molto forte sulle nuove tecnologie, sulle piattaforme di distribuzione online, su tutte cose di cui dobbiamo tener conto. No? Finora siamo sempre stati considerati appunto industria audiovisiva con una forte valenza culturale europea, l'unione con la cultura sembrava andare tutta in questa direzione, adesso dobbiamo cambiare orientamento mentale e capire che no, per noi sulla formazione è molto importante questo, perché dobbiamo corrispondere a un desiderio, insomma, di media di andare in questa direzione, e per noi produttori di opere audiovisive è importante sapere che se noi pensiamo a un'opera appunto in cui teniamo conto anche di eventuali piattaforme distributive, di metodi di finanziamento appunto che contemplino, no, un coinvolgimento dell'audience in termini di crowdfunding, di crowdsourcing, cioè la rete e tutto ciò che implica, sicuramente dà maggior valore al progetto sotto la direzione digitale di media. No? Quindi cominciamo a ragionare anche in questi termini. Adesso, per tornare ai bandi, quindi l'applicazione di nuove tecnologie, dicevamo, permette ai film e alle opere europee, inclusi i lungometraggi, le fiction televisive, i documentari, l'animazione, queste fanno parte tutte, cioè rientrano nel bando sviluppo, le opere non lineari, i videogiochi, sono bandi nuovi, c'è cioè un bando esclusivamente per i videogiochi. Non lineari significa opere che escono su più piattaforme, quindi transmediali, crossmediali, insomma opere che hanno non una unica linea appunto dalla produzione all'uscita di distribuzione, ma che vanno su più piattaforme. Consente, quindi permette a questi film e a queste opere di viaggiare oltre i confini nazionali ed europei, no? Quindi gli dà una valenza europea che gli permette anche di uscire come tale. Sostiene attività di formazione, quale quella, no? Di cui appunto sono la creatrice, direttrice, chiamiamola, e moltissime altre attività di formazione non sono solo, e anche qui credo di aver portato, poi vi faccio vedere, insomma, il libretto sulla formazione, ci sono appunto delle... dei corsi. Quello nostro è stato catalogato sotto management e sviluppo, se non sbaglio. Ci sono altri che sono specifici, non l'ho portato proprio il libretto perché è tutto online di nuovo. Altri che sono rivolti specificamente alla scrittura, sviluppo di sceneggiatura e scrittura. Altri che sono corsi per distributori, corsi per esercenti. In Italia abbiamo, credo, 5 corsi che sono sostenuti da media. Uno è il nostro, Maya Workshops, per produttori emergenti. Uno è Mediasal, che ha sede a Milano ed è per gli esercenti, no? Quindi per favorire la digitalizzazione delle sale, per capire come promuovere appunto gli eventi di cui parlavamo ieri, insomma, legati al cinema, no? E come poter far venire la gente di più appunto al cinema. Ci sono il Torino Film Lab, no? Che si svolge appunto la settimana prossima a Torino, che raccoglie tutta una serie di altri corsi che loro fanno, volti allo sviluppo di sceneggiatura, all'adattamento cinematografico di libri, no? Altri corsi che fanno, mettono insieme. Il Torino Film Lab è poi un'esposizione dei risultati di tutti questi corsi in una programma molto bello, insomma, che fanno appunto lì a Torino.
c'è un corso, credo un altro, sulla scrittura di serie televisive, insomma, della scuola Holden, sempre di Torino, e credo che siamo arrivati a 5, insomma, non lo so, comunque, sono questi qua. E poi, quindi, attività di formazione continua per i professionisti e gli operatori dell'industria. Ora, in Italia, appunto, abbiamo, questo è il sito, ci posso andare da qui direttamente? Sì, andiamo a farci un giro sul sito, vediamo un po'. Sono due fasi distinte, guarda, perché il programma MED ti finanzia lo sviluppo dei progetti. Non è che poi non puoi rientrare in Eurimage, ci entri in un successivo momento, che è quello della produzione. Però solo per un documentari e animazione. Ah, certo, i videogiochi ad esempio, senz'altro, sì, questi non possono essere finanziati da Eurimage, che finanzia soltanto quelli che vanno in sala. Quindi Eurimage è per la sala. Opere cinematografiche. Ci sarebbe un accesso diverso, cioè una cosa specifica per la produzione di alcuni di queste opere che però non rientrano in Eurimage? Cioè c'è un parallelo di Eurimage per finanziare la Eurimage per la produzione? No, per i videogiochi che io sappia no, per dire. Per le serie televisive, quindi che non sono cinematografiche, c'è il programma Media. Allora, il programma Media ha creato una struttura per finanziare la produzione, non solo lo sviluppo, la produzione di opere televisive che sono costruite in coproduzione con diversi paesi. No? Quindi opere televisive, di nuovo il Caravaggio per esempio, è stato costruito in coproduzione con diversi paesi. No? Non è un'opera soltanto italiana, ha diverse appunto partecipazioni in coproduzione. Esatto, di diversi paesi europei che hanno a loro volta portato dentro le televisioni dei rispettivi paesi. Quindi una volta si chiamava TV Broadcasting questo programma del programma Media, adesso credo che si parla proprio di produzione televisiva, insomma, cioè quindi quanti, cioè è una questione proprio di, non quanti più paesi, più punti, una volta era così, più punti per paesi, per numero di televisioni, per numero di lingue no? coinvolte. Adesso solamente per il cinema e poi appunto sì. Sulla versione televisiva hanno avuto un contributo notevole, credo che si aggirasse intorno ai 500.000 euro insomma, da parte di Media per la coproduzione della serie televisiva. No? Era un film in due puntate televisivo. Sì. Però adesso è uscito invece al cinema solamente, in Italia è uscito in televisione solamente. Ok. Però essendo nata originariamente come opera televisiva, non puoi mettere insieme ovviamente, no? Non puoi fare il TV broadcasting o come si chiama adesso, insomma, programma della coproduzione televisiva e quella coproduzione cinematografica con Eurimage contemporaneamente non è concesso. Cioè tu devi decidere prima se è un film per la televisione o per il cinema. Devi decidere prima, vai in quella direzione. Dopodiché puoi fare una versione cinematografica o una versione televisiva secondariamente. Ciascuno di questi programmi ti dirà che deve avere un'uscita prioritaria cinematografica, un'uscita prioritaria televisiva. No? Quindi per le serie televisive in coproduzione c'è un equivalente di Eurimage che è stato creato da Media in un secondo tempo per complementare quella mancanza che c'era. Vorrei entrare, purtroppo credo che non ci sia internet e quindi non riesco ad entrare. Il computer per accedere. C'è? Vabbè, qui abbiamo. No, sarebbe bello se riuscissimo ad entrare, non so come. Devi entrare allora. Connetti. Allora, wireless.
Comunque c'è un modo per venire in contatto con i produttori europei, perché comunque c'è, cioè, l'Italia è difficile entrare in contatto in ambito locale o nazionale. Entriamoci con produttori europei. Certo. Quale sarebbe il modo per comunicarsi? Non penso uno vada su un sito dove c'è mandi in mega tutti. Infatti. No, infatti. No, no, è l'Anica, è Francesca Cima dell'Indigo, è diventata presidente dei produttori dell'Anica. E i giovani produttori hanno un'associazione che si chiama GPC, che è quella dell'Associazione Giovani Produttori Italiani, che appunto è, adesso non mi ricordo chi è, Marta Capello era la direttrice, la fondatrice era la direttrice, non so se adesso continua ad essere lei la direttrice, però questo a livello italiano, no? So che molti giovani produttori, ai tempi in cui Silvio Maselli era l'Anica, insomma, sono entrati in Anica, insomma, lui ha spinto molto perché entrassero nell'Anica, molti sono rimasti all'interno dell'Anica. Tu stamattina parlavi di Marco Menta, insomma, so che appunto l'Eurofilm è nell'Anica, diverse società, insomma, sono entrate in Anica. Tanto che bisogna se va di collegare, se è collegato bisogna copiare la pagina qui. Incolla e vai anche. Ok, grazie. Sì, viene ascoltata anche nel caso appunto di rielaborazione della legge cinema, cosa che sta succedendo in queste settimane, insomma. Dice, non risponde. Perché non risponde? Perché è collegato. Collegare è collegato, perché c'è sia la pallina qui blu si è accesa. No, che dice? Ma quanto è bello? Questa è bianca. Ah, eccola qua. Eccola. Okay. Allora, è un po' lentino, vabbè, che è successo? Eccolo qua, forse. Non è questo. Ah, perché ha aperto prima Chrome e adesso Explorer. Ah, si è aperto. Adesso sta su Explorer. Quindi questo qui è Made Italia, questo? Sì, eccolo, eccolo qua. Oh, ok, sì. Quindi questo è. Scusate, questa di Mixer come la chiudiamo questa? Come si chiude questa finestra? Facendo clic sul pulsante a forma di altoparlante. Questo? Beh, no, cugino. Così ti. Strada, che cosa è chiudersi? No, questa è stata. Boh, vabbè, lo lasciamo. Sta aperto, sai, no? Come toglierla questa? È rimasta aperta. Se cliccare su Mixer apre la finestra e la chiude. No, questo è il centramento. No. Va, e va pure avanti. Niente, non si è rimasta bloccata. Vabbè, insomma, per. Come? Spostatelo sopra. Ah, e no, questo è collegato, è attaccato fisso, sotto, sì. È attaccato. Forse se prova a spostare la barra, vediamo se. A spostarlo? Tutta la barra trascinando, no, la barra di sotto. Questa qui? No. Ma vieni un po' su. Non so, è una. Fai tu. Non assicuro niente. Allora, vediamo se è spostando tutta la barra. Ah, no, è bloccata proprio la barra. Una prova e poi ecco bloccata. Andiamo così. Andiamo così. Si sta anche un po' rallentando. Non so se
Aspettiamo. Aspettiamo. Niente, ce la teniamo. Ok. Allora, per risponderti, una delle ancora peggio. Una delle cose che ti suggerisco è questa, per esempio, di andare ai mercati e di andare attraverso lo stand di media. Se non altro hai una selezione, cioè hai una selezione, non è l'elenco telefonico, insomma hai le persone che si muovono sui mercati internazionali, hai le persone appunto che stanno lì. Ovviamente non solo nel mio interesse ma nel vostro, insomma, vi consiglio di seguire i corsi di formazione europea, perché è lì che conoscete i colleghi, gente che si trova esattamente allo stesso punto in cui siete voi, perché ogni corso ha degli entry requirements, no? Cioè dovete aver fatto questo per poter accedere a questo corso. Per dirvi, il nostro corso non ha una limitazione, nel senso che non devi aver prodotto due film, distribuito, fatto documentari, questo, non abbiamo un entry requirement in termini di film prodotti. Altri corsi europei, AVE, ACE, per parlare di quelli per i produttori, ti chiedono di aver prodotto un film, di aver prodotto un X numero, di aver fatto appunto film ai festival, concorsi, eccetera. Come ho già detto ieri, insomma, secondo me questi corsi di formazione sono un posto prezioso dove conoscere colleghi e dove poi i corsi stessi noi organizziamo delle cose per i nostri allievi, ex allievi, per accompagnarli nei mercati. Quindi tu da solo vai al mercato, sei perso, no? Non conosci nessuno, non sai dove andare, approcci la gente, insomma forse stanno lì con degli obiettivi precisi e non è il momento giusto, insomma, per dire senti, io avrei una cosa, voglio conoscerti, piacere, no? Invece noi li portiamo, a Berlino organizziamo per esempio una mattinata con un'esperta di mercati, è un'americana, insomma, che ha lavorato come sales agent per moltissimi anni, insomma, nel marketing, comunicazione di progetti, e noi facciamo una mattinata con lei, ci racconta tutta la struttura dei mercati, quali mercati ci sono, in che stagioni, in che paesi, chi fa che cosa, ci sono mercati per documentari, mercati per opere televisive, mercati per film di finzione, mercati per corti, cioè se tu sai qual è la categoria del tuo film e sai a quale mercato andare, già ti risparmi, no? Una ricerca infinita, e non vai con un cortometraggio a Cannes quando sai che il mercato è a Clermont-Ferrand, per dirti, no? Quindi la distinzione tra festival e mercati, quali sono i festival che hanno il mercato e quali no. E poi come sono strutturati i mercati, cioè tu vai a fare un giro nel mercato di Berlino, che cosa trovi, no? Chi c'è negli stand, ci sono i paesi, poi ci sono gli stand dei sales agent internazionali, c'è lo stand di Unifrance, che cosa rappresenta, che differenza c'è fra quello e lo stand dell'Anica, cioè perché uno rappresenta i produttori e l'altro rappresenta i film, cioè capire. Questo lo facciamo in una mattinata, dopodiché prendiamo tutto il gruppo dei nostri ex partecipanti, alunni, che dir si voglia, e li portiamo a fare un tour per il mercato, dove appunto Sidney Levine, che è la nostra docente, dice vedete questo è quello, questo è quell'altro, questo si occupa come lo zoo, no? Questo morde, attenzione, questo invece è buono, potete andare a fargli la carezza, questo potrebbe essere buono per il tuo progetto, insomma, quindi è diciamo un mentoring in un certo senso, un portarvi in maniera protetta, tra virgolette, guidata, insomma, a fare un percorso, no? Io credo che da questo punto di vista appunto il lavoro che ha fatto Media, che sta facendo, insomma, con i programmi di formazione è fondamentale, perché il crescere con una preparazione da questo punto di vista è importantissimo per poter poi far parte di un mercato che si muove, in cui hai bisogno di associarti necessariamente, perché non puoi più campare appunto nel piccolo della tua città, della tua regione. Diventa sempre più importante, no? Lavorare in un campo un po' più ampio. Il mondo oggi è connesso, non esiste più la fisicità della nostra scrivania, no? Cioè io, per dire, lavoro con Alessandra che è a Genova, io sono a Roma, cioè Skype è lì, io lavoro sulle mie cose, lei lavora sulle sue, tengo ogni tanto, no? Ed è come se stessimo una scrivania davanti all'altra.
quando c'è da parlare di più, aspetta, mi metto le cuffie, non cambia niente, no? Purtroppo non sta lì, però se volessimo potremmo anche mettere appunto la telecamerina e ci vediamo. E quindi è cambiato proprio il modo di lavorare. Adesso vi posso sembrare, non so se racconto questa cosa, un animale preistorico, ma io quando appunto vi dicevo ieri ho cominciato a fare le traduzioni di libri di medicina dall'inglese all'italiano, lavoravo con la matita e la carta, cioè avevo il libro davanti, me l'ho comprato addirittura, se ci avete presente, i Regispartito musicali, no? LG, esatto. Mettevo il libro appunto aperto, crack, con questa cosa che lo teneva, e scrivevo a matita. Perché a matita? Perché poi mi consentiva la traduzione, ovviamente poi le frasi vanno rigirate, ripensate, riviste, no? Tu lì fai una prima stesura in cui butti giù come ti viene la traduzione, poi rileggi, rimaneggi la frase, quindi cancellavo, riscrivevo a matita. E poi da tutto questo brogliaccio di pagine, 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 pile di carta così a matita, io perché non ho mai imparato a scrivere a macchina, lo portavo da una mia amica che lo scriveva a macchina. E poi dalla macchina andavo, no, all'editore e dicevo, ecco la mia traduzione. Cioè, vi rendete conto di che cosa ha fatto il computer? Cioè, la matita non esiste più, non esiste più la carta, non esiste... Cioè, sì, vabbè, c'è anche Google Traduttore, insomma, non arriviamo, no? Però... Esatto, sì. Vedi la traduzione, hai il correttore automatico dell'ortografia, no? Cioè, i correttori di bozze, che campano a fare oggi? Io poi, una volta consegnata la traduzione, correggevo le bozze, dovevo fare l'indice analitico. L'indice analitico si faceva con le schede, no? Dovevo farmi tutti i cartoncini di carta per fare l'indice analitico del libro di medicina. Cioè, tu non avevi un apparecchio che ti individuava le parole e le metteva in ordine alfabetico, no? Tanto A, B, C, D, no? E metti la scheda, cioè è una cosa appunto da animale preistorico, non esiste più, no? Non esiste più, è allucinante. Insomma. Allora, il prossimo corso Maya si svolge l'anno prossimo, perché quest'anno, grazie a Dio, abbiamo finito. E sono 3 all'anno. Allora, faccio un momentino di promozione. Questo Maya Workshops. Ce l'ho qui, questi sono relativi al 2014. Allora, i 3 workshop sono dedicati, il primo agli aspetti creativi dello sviluppo, quello che abbiamo visto appunto riguardante tutto ciò che ha a che fare con lo sviluppo della sceneggiatura, no? Sempre per produttori, quindi mettetevi sempre con il cappello del produttore, che cosa faccio io, no, con la sceneggiatura, quindi acquisizione di diritti senz'altro, però come lavoro con lo sceneggiatore, come, no, imposto il lavoro di squadra intorno allo sviluppo creativo, che differenza c'è fra, adesso incominciamo a parlare di transmedia storytelling, cioè perché questa sceneggiatura è una sceneggiatura per il cinema esclusivamente, o posso pensarla come qualcosa che può avere appunto, no, del, chiamiamole, sì, delle uscite cross-mediali su altre piattaforme, o posso pensarle transmediali dall'inizio, una cosa che possa permettere appunto un'interattività che possa, no, raccogliere diverso audience, pubblico, per altri elementi che ho all'interno del film. Cioè, tutto questo sono cose di cui parliamo nel primo workshop. Il secondo è quello più centrato sulle cose che stiamo facendo questi 2 giorni, quindi sulle questioni legate al legali e finanziarie. Quindi parliamo di coproduzione, di piani finanziari preventivi, di tutto quello che stiamo facendo adesso, insomma, sia per quanto riguarda gli aspetti legali che finanziari, con riferimento appunto al diritto d'autore, alle coproduzioni internazionali, insomma, e alla no, costruzione di progetti in questo senso. Il terzo workshop è sul marketing e la distribuzione. Noi tendiamo a pensare che tutte queste cose dobbiamo ragionarci appunto nella fase di sviluppo del progetto, come stiamo ragionando, anche il marketing, la comunicazione, la distribuzione, sono tutte cose di cui dobbiamo essere consapevoli già quando stiamo sviluppando il progetto. Quindi sono 3 workshop, si svolgono l'anno prossimo, quello di aprile,
in Sardegna, in location ancora da definire, probabilmente arriveremo a dicembre a capire dove. Il secondo workshop si svolge in Lituania e il terzo workshop si svolge a Bologna. Quindi calcolate il primo ad aprile, il secondo intorno a giugno e il terzo credo settembre, ottobre a Bologna. Quindi queste sono le date. Durano una settimana, arrivo la domenica e partenza il sabato successivo, quindi da lunedì al venerdì. Lunedì al venerdì sono molto intensi, intensivi, insomma cominciano la mattina alle 9, pausa pranzo, continuano fino alle 6 del pomeriggio, piccola pausa, poi c'è cena e normalmente dopo cena ci sono proiezioni, ci sono appunto case studies, vengono degli esperti per parlare di cose insomma che non sono delle lezioni ma sono appunto portare un'esperienza, una, no? Per dire, adesso in Polonia eravamo partner con una società di produzione di questo film polacco che si chiama Ida, non so se avete avuto occasione di vederlo. Ida è un progetto appunto che sta facendo un cammino un po' simile alla Grande Bellezza, diciamo, come premi e come festival vinti, e adesso è, è uno dei 5 nominati all'Oscar, no? No, non sono uscite ancora le nominations per l'Oscar, però l'European Film Awards senz'altro è uno dei nominati e penso che sicuramente lo sarà anche per gli Oscar, insomma. È un film in bianco e nero, con una fotografia straordinaria, insomma, e vabbè, abbiamo avuto appunto la produttrice del film che è venuta, abbiamo visto il film una sera, la sera dopo è venuta la produttrice a raccontarci tutto, no, il percorso di produzione e di distribuzione, poi festival, tutto del film, le scelte di marketing, è molto interessante come esperienza, no, che ha portato. Facciamo delle proiezioni dei corti dei partecipanti stessi, insomma, se hanno dei corti, se hanno dei teaser del lavoro che stanno sviluppando, insomma, quindi no, lavoriamo anche molto in profondità sui progetti dei partecipanti, insomma, tenete conto che appunto questa è una cosa che non ho detto, sui 3 workshop noi abbiamo 20 posti ogni workshop e 10 sono riservati a delle persone che scelgono di venire a farli tutti e 3. La particolarità di Maya è che uno può scegliere di farne anche uno solo, insomma, rispetto ad altri programmi che sono, diciamo, ingessati. Maya c'ha questa filosofia per cui tu puoi essere a un certo punto della tua carriera o di un progetto in cui hai l'esigenza particolare di capirci di più, per dire, di aspetti legali e finanziari, e quindi vuoi venire a quello. Quindi puoi venire a quel workshop, partecipi a tutte le attività, però non ti chiediamo di portare un progetto in quel caso, no? Perché vieni per imparare, non applicare necessariamente ad un progetto quello che stai imparando. Chi invece 10 persone scelgono di fare tutto il percorso devono portare un progetto e lavoriamo sui progetti, quindi ricevono input, consulenze, facciamo lavoro di gruppo, prendiamo i loro progetti ad esempio per poterci ragionare, no? e svilupparli, insomma, nell'arco di tutto l'anno. Lo metti per media, credo che per media tu lo possa mettere, sai, la partecipazione a programmi di formazione. Dobbiamo, glielo chiedete ad Alessandra, segnatelo. Come? Questi corsi hanno 800 euro ogni settimana, no? Ogni workshop, se presi singolarmente, comprensivo di vitto e alloggio. 800. Comprensivi di vitto e alloggio, quindi non è tanto, insomma, stiamo cercando proprio di tenerli bassi perché miriamo ad avere giovani produttori emergenti, insomma, quindi comprensivo di vitto e alloggio, e tenete conto che appunto grazie al contributo di media dei partner noi riusciamo ad andare in alberghi belli, davvero vi portiamo in posti, insomma, scelti. No, allora, requisito minimo è una buona conoscenza della lingua inglese. Buona conoscenza, perché ti deve permettere ovviamente di poter recepire le lezioni e tutto, ma soprattutto poi di poter comunicare, perché sennò che no. Allora, noi mettiamo a disposizione delle borse di studio. Le borse di studio all'inizio le davamo appunto ai paesi dell'est, i paesi, no? Siamo paesi dell'est. Guarda,
cosiddetti paesi a debole capacità. Ma l'Italia, davvero, noi stiamo dando borse di studio all'Italia, perché la Polonia ha una quantità di borse di studio che voi non potete immaginare, insomma. Altri paesi appunto, no, sostengono l'industria, danno possibilità ai giovani, e in Italia questa cosa non c'è. E quindi, non so, per dire, la Regione Lazio, raccontavo forse a qualcuno di voi ieri, insomma, ha fatto adesso una cosa pregevolissima, insomma, il finanziamento di work experience all'estero per giovani professionisti, no? Che funziona benissimo, tantissimi sono partiti, stanno partendo, perché devono farlo entro dicembre, penso, 2 mesi, 3 mesi, e li finanzia anche abbondantemente, fino a 10.000 euro per 3 mesi, insomma, è una cifra straordinaria per fare una work experience. Però se tu gli dici vado a farmi un programma di formazione, non può coprirlo, non è fatto per andare a formarti, il formato è fatto per andare a fare una work experience. Sono due concetti simili, ma per loro molto diversi. No? Sì, però non li facciamo tutti messi insieme, quello è il problema. No, non puoi farlo nell'arco di 2 mesi, quindi... E allora ecco, insomma, sono 3 workshop appunto del costo di 800 euro l'uno. Se uno decide di farli tutti e 3 portando un progetto, facciamo uno sconto, cioè ti diamo l'equivalente di una borsa di studio, quindi costa 2.000 euro invece di 2.400, no? Che può essere appunto inteso come un contributo da parte nostra per farti venire sui 3 workshop. Però... allora, se uno vuole farli tutti e 3 deve fare domanda entro il 31 dicembre per fare tutto il percorso. Per farli singolarmente, insomma, ci sono le deadline sul nostro sito, potete andare a vedere, insomma, mayaworkshops.org. Adesso ve lo scrivo qua, vediamo se ci va. Che all'estero si parla sempre di audiovisual, e questo è il termine. In Italia abbiamo ancora la differenza tra cinema e audiovisivo, perché ci sono delle leggi diverse. Se ci puoi accennare. No, penso che appunto in Europa il cinema fa parte dell'audiovisivo, cioè l'audiovisual è in generale, insomma, il cinema è una delle cose che lo compongono, così come la televisione, come appunto... No, i giochi, programmi interattivi, cioè tutte queste cose fanno parte della grande famiglia dell'audiovisivo. In Italia sono distinti in questione di tax credit, eccetera, una cosa era il cinema, una cosa l'audiovisivo, no? Le web series sono audiovisivo e non sono cinema, ovviamente, però diciamo che l'audiovisivo dovrebbe in teoria comprendere tutto, quindi in Europa è così. Sì, però in Italia ancora non ci stanno queste nuove leggi, o sì? Si stanno producendo? Questa sul tax credit esterno, dici, rispettivo, credo di sì, insomma, adesso non ti so dire se è stata già varata, approvata, insomma, ma so che Franceschini si stava adoperando in tal senso. Non lo so, sinceramente non so se è stata già approvata. Allora, qui avete il nostro sito. Come si fa a togliere questa cosa? Ecco, sì. E vedete, ci sono i tre workshop con però le indicazioni delle date del 2014 che sono già chiuse, insomma, quindi prima della fine dell'anno, penso entro novembre, primi di dicembre, insomma, metteremo le date dell'anno prossimo e si apriranno appunto le deadline. 2.000 euro per tutti e 3. E vedete che la data di scadenza delle domande è approssimativamente 2 mesi prima del workshop, quindi quello di marzo scade a gennaio, quello di giugno scadeva ad aprile e quello di fine settembre-ottobre scadeva il 27 di giugno, quindi due mesi prima del workshop, no, scade il termine per le domande. Le domande si fanno all'interno del sito stesso, vedete qui application. E dove c'è una incommission?
Sì, la Genova Liguria. Assolutamente sì, quando noi faremo... possono essere partner nostri nel senso che, per esempio, adesso faremo, vi dicevo, il primo workshop del 2015 in Sardegna, no? Con Nevina Satta. Allora, loro finanziano la parte sarda del workshop, diciamo la logistica, insomma, ci finanziano quindi l'albergo, vitto e alloggio, insomma, tutti i partecipanti, i docenti, finanziano i viaggi dei docenti, cioè tutto quello che è appunto il far venire il workshop in Sardegna, e evidentemente hanno interesse a che noi formiamo anche dei partecipanti sardi, e quindi tengono, adesso uno, due, decideremo, no, una quota per un partecipante sardo. Dopodiché quello che facciamo noi anche con i partner locali è quello di, all'interno del nostro programma, una mattina in genere la dedichiamo a una open session, facciamo una conferenza, no, in cui il nostro esperto del giorno, perché noi cambiamo esperti, insomma, abbiamo diverse docenti che vengono da tutta Europa, il docente del giorno fa, invece che al nostro gruppo di 20 intorno al tavolo nella nostra stanza, facciamo una open session per i professionisti locali. Quindi l'abbiamo fatta appunto in Polonia, nella Film School di Łódź, che è molto conosciuta, importante, insomma, per la scuola e per i professionisti locali. Lo faremo in Sardegna, insomma, secondo lei dove andremo, faremo una giornata, appunto una mattina dedicata a conoscere l'industria e i professionisti del luogo. Quindi se volessimo parlare con la Film Commission della Puglia per fare qui un workshop nel 2016, ben venga. No? Abbiamo avviato a suo tempo contatti con Silvio, con Cristina, insomma, per farlo, poi ovviamente con il cambio di responsabilità di Silvio, poi nel passaggio al comune, insomma. È rimasta lì la cosa, però possiamo sicuramente riprenderlo, insomma, sia per fare un workshop in Puglia, sia per eventuali discorsi di borse di studio, insomma, da vedere con loro, no? Quindi questa è una cosa che a me interessa sempre, insomma, se ci sono appunto manifestazioni di interesse da parte della Film Commission, noi le approcciamo, insomma, è un dialogo che portiamo avanti, sicuramente. Quindi, ecco, per le applications, vi dicevo, il sito è ovviamente tutto in inglese perché è rivolto a professionisti europei, e quindi non c'è una parte dedicata in italiano, però avete qui le application form, appunto, con progetto, senza progetto, perché è chiaro che chi viene a tutti e 10, anzi a tutti e 3 i workshop, deve portare un progetto. Qui vi invito a farvi un giretto, insomma, a vedere. Quello che vi volevo far vedere invece era quest'altro sito, che è quello appunto di Media Italia. Questo è un sito che dovreste considerare un po' come casa vostra, insomma, andare e conoscerlo, no? Perché c'è molto da imparare qua. Voi vedete già qui, cominciando sotto programma Media, insomma, entrate proprio nella comunità europea, insomma, vi spiega che cos'è. Cioè, vabbè, sempre loro hanno fatto appunto questa spiegazione di che cos'è il programma Media, che cosa fa, no? E che cosa finanzia, quanti soldi ha a disposizione, per quanti paesi, appunto 28 paesi della UE, più no? Altri paesi, come vi dicevo prima, appunto l'Albania, la Bosnia e Erzegovina, la Georgia parzialmente, Montenegro, Turchia anche parzialmente, però anche l'Islanda, la Norvegia, appunto la Svizzera è uscita da Media, è successa una cosa stranissima l'anno scorso. Vi ricordate quel referendum che fecero in Svizzera, no? Per appunto difendersi dall'immigrazione? Gli svizzeri votarono appunto a favore di una chiusura delle frontiere, insomma, e di un mantenimento delle quote, e quindi sono stati esclusi dal programma Media per no? Questa chiusura delle frontiere. Quindi, insomma, c'è stata questa puntazione di forza, se vogliamo, nei confronti della Svizzera, finché non riadeguerà la propria legislazione, insomma, a standard europei, è esclusa da Media. Sì, insomma, relativamente alla sua comunità
audiovisiva che non è enorme, insomma qualcosa sicuramente presentava a media, coproduceva. Si sono dotati di uno strumento autonomo, una specie di media svizzera, insomma, per cui hanno un fondo di sviluppo adesso. Okay. La comunità audiovisiva no, diciamo che se vengono da noi non possiamo, per esempio, cioè noi, allora quest'anno per noi è cambiato perché con l'entrata in Europa Creativa è cambiata anche la regola per noi. Noi possiamo accettare fino ad un 30% a partire dall'anno prossimo di partecipanti non europei. La Svizzera fa parte dei non europei, insomma, quindi nell'ambito di questo 30% possiamo accettarli. Fino a quest'anno non avremmo potuto. Oppure dovevano pagare il doppio perché non erano sovvenzionati da media, insomma. Va bene, quindi mi stai guardando perché stiamo facendo tardi? O... Per il paese del bacino del Terrano. Sì. C'è un altro programma, Euromed, sì, c'è un altro programma che però non riguarda appunto la parte europea, no? Riguarda appunto tutto il sud-est del bacino del Mediterraneo perché non sono coperti da media, diciamo è un programma integrativo, no? Che funge come il programma media, ha delle funzioni molto simili insomma per quei paesi, quindi tutta la cornice, diciamo, sì, il Mediterraneo... Cioè il Nord Africa e i paesi appunto Libano, Israele, insomma tutti questi. Sì. Il programma si chiama Euromed. Euromed. M-E-D, Med come Mediterraneo. Sì. Sì. E poi ci sono dei programmi come appunto il Festival del Cinema Europeo che avete qui in Puglia, no? Che credo che abbia appunto la finalità e l'interesse di costruire dei ponti. Con altri paesi del Mediterraneo, insomma, credo che non lavorino molto loro col Mediterraneo e con i Balcani, vero? C'è Alberto La Monica, no? Sì, 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 esatto, esatto. Però ecco, interessante seguire anche questi programmi, non so, c'è Sinelinka Sarajevo, no? Che fa appunto un lavoro molto importante di unione dei paesi balcani con il resto d'Europa e quindi tutto il paese ex Jugoslavia, i Sofia Meetings, i Crossroads a Salonicco, insomma tutta una serie di mercati, di progetti. Quello non c'è più, non è stato più favorito. ACE è uno dei programmi di formazione europei per produttori molto avanzati, insomma qualificati, e che portava avanti una serie di programmi a livello internazionale, credo che non siano stati rifinanziati da media, no, con i bandi dell'anno prossimo non ci sono più. Però ci sono appunto degli altri mercati come questo di Trieste, di cui vi parlavo ieri, insomma, When East Meets West, che si svolge a gennaio, insomma, e questo ha un festival. E questo ha appunto una caratterizzazione, cioè è per i paesi, per l'Italia ovviamente si svolge a Trieste, insomma i paesi dell'est europeo, e poi ogni anno hanno un focus su un'altra area linguistico-geografica, no? Quindi per gennaio di quest'anno hanno lanciato una call per progetti con che hanno a che vedere con le lingue anglofone, cioè paesi anglofoni, quindi sono l'Inghilterra, gli Stati Uniti, Canada, no? Stanno cercando progetti che vogliono essere coprodotti con questi paesi, quindi ogni anno hanno appunto l'anno scorso era sul Benelux, no? Quindi insomma scelgono un focus, e però è comunque aperto a tutti i progetti che provengono dall'Italia e dai paesi dell'Europa dell'Est. Ogni mercato ha le sue caratterizzazioni, insomma, in termini di area geografica, di preferenze e di progetti. Adesso, per tornare appunto alla materia specifica di adesso, come vedete qui a destra c'è il link, no? Quindi senza andare direttamente a cercarvi su Google o nella comunità europea o nell'osservatorio, eccetera. Trovate qui a destra, ecco, Osservatorio Europeo dell'Audiovisivo, qui vi parlerà di Corda, quello di cui abbiamo parlato prima, e vi dirà appunto le notizie di questo focus. Vedete il OBS
coe.int, che è l'osservatorio europeo. Mentre carica, vedete, European Film Promotion è quello che vi dicevo prima, dei shooting stars, degli attori, no? E della, appunto, Producers on the Move, questa dei giovani produttori, appunto, che incontrano altri. Appunto, Media Films Database, tutti i film, no, che sono stati finanziati da Media, insomma, nel corso degli anni. I Media Stands sono nei diversi paesi. Per noi, no, stands, scusate, non sono i Media Desk, sono gli stand nei festival, no? Quindi c'è il Media Stand nel festival, appunto, al prossimo Festival di Berlino, no? Mano a mano che Cine Europa è una pubblicazione alla quale vi suggerisco di abbonarvi, no? Una pubblicazione online. Cine Europa, come lo è Film New Europe? Film New Europe è una rivista, un giornale online che ha, soprattutto per i paesi dell'est, New Europe nel senso dei paesi, nuovi paesi membri. Cine Europa invece vi riporta notizie da tutti i paesi europei in termini di industria, di film, di contatti, contratti di firme, di coproduzioni, film in sviluppo. È molto interessante, appunto, vi dà notizie dai mercati, hanno corrispondenti che vanno a Venice, Midwest, a Berlino, a Cottbus, vi dicono, insomma, si stanno sviluppando questi progetti, c'è stato appunto un pitching, no, di questi, è molto... Vi faccio vedere per avere un'idea, insomma, c'è in Europa. E poi la European Film Academy, questi sono tutti link, no? Sulla sinistra invece avete tutto quello che è Media. Quindi che cosa vi offre? Insomma, gli uffici in Italia sono tre, c'è cioè quello di Torino, quello di Roma e quello di Bari, no? Ne ho creato. E questi sono tutti i sostegni finanziari che mette a disposizione Media per l'audiovisivo. Quindi uno per uno li trovate qui, c'è appunto il sostegno alla formazione, sostegni ai produttori sono i bandi sviluppo, no? Quelli di cui stiamo parlando. Sì, il sostegno viene dato ai corsi di formazione, quindi a noi. Non a voi, esatto. Viene dato a chi li organizza, sì. Non ai docenti, ma proprio a organizzatori dei corsi. Noi a nostra volta spendiamo i soldi di Media per pagare i docenti, però non viene dato appunto ai corsisti né ai docenti, ma agli organizzatori dei corsi. Quindi nell'ambito appunto della, no, della formazione vedrete tutti i corsi. Volete vederlo? Ci apriamo una serie di finestre e poi... vedete, per dire, qua vi dicono, no? Appunto le scadenze dei bandi, il nostro è strascaduto, insomma, ne abbiamo uno l'anno e anzi è un bando biennale, quindi l'anno prossimo non ci sarà bando, insomma il prossimo uscirà nel 2016. È un bando che è scaduto a maggio, abbiamo avuto i risultati a ottobre e adesso stiamo, no, formalizzando i contratti, insomma, in questa fase. E vi dicono attività formative, appunto di formazione continua rivolta ai professionisti, e possono essere richiesti i fondi da organismi registrati in uno dei paesi partecipanti nazionali, appunto nei singoli bandi, e quindi dovete andare appunto nei bandi. Però l'audience development sono dei bandi che vengono dati a, per dirti, so che la Cineteca di Bologna ne ha vinto uno sull'audience development, perché stanno escogitando tutto un programma per coinvolgere i ragazzi, no? Quindi sviluppo dell'audience, nell'esibizione cinematografica, insomma, exhibition. Altre cose sono appunto sviluppare dei programmi per sensibilizzare delle fette particolari di pubblico che normalmente non vengono al cinema. Insomma, viene dato sempre agli organismi che organizzano, no? Non appunto ai singoli cinema o esercenti. Ecco qui, scusate, ho aperto questo del bando, questi sono tutti i bandi. Se poi volete vedere, i corsi di formazione stanno qua, dove sto indicando, piuttosto che dove vanno i bandi, no?
Però qui appunto sulla vostra sinistra, e vi faccio vedere il bando formazione, insomma poi ve lo spiegherà tutto Alessandra in dettaglio, insomma, quindi non entro adesso nel dettaglio del bando formazione di media, però appunto sono, no, il sviluppo di singoli progetti, il sviluppo di cataloghi di progetti che è lo SLATE, come vedete appunto lo sviluppo di singoli progetti, adesso c'è questo nuovo bando di cui, no, parlavamo ieri, e con scadenza il 15 di gennaio per lo sviluppo di progetti, e questo, l'altro di cui vi parlavo per le, i programmi televisivi, è questo TV Programming, che prima si chiamava TV Broadcasting, no? Per coproduzioni, finanzia la produzione di serie televisive. Quindi nell'ambito di media stessa noi potremmo chiedere un bando per lo sviluppo di un progetto televisivo, perché può essere chiesto, e poi per la produzione dello stesso progetto televisivo facciamo TV Programming, no? In diverse fasi ovviamente successive una all'altra. Una volta sviluppato il progetto possiamo tornare per la produzione, per la televisione. Quindi qua vedete lo slate funding è per produttori che hanno la capacità appunto a livello finanziario ma anche organizzativo, non come struttura, di sviluppare più progetti contemporaneamente. Devi presentare un catalogo di progetti, no, che vanno credo dai 3 ai 5, adesso hanno fatto appunto uno slate composto da minimo di 3 e massimo di 5 progetti. Però in generale chi fa domanda per lo slate sono già produttori che hanno già avuto una o più bandi per lo sviluppo, no? E poi ci sono appunto sostegni per videogame, per la distribuzione, per la promozione, come dicevamo, per i festival, per la distribuzione online, anche questo è nuovo, insomma, no? Piattaforme di distribuzione online, quindi c'è questo Festival Scope, ci sono altre piattaforme che sono quelle che appunto facilitano, tipo, no, di VOD, piattaforme video on demand che vengono finanziate, l'esercizio, e quindi c'è questo Europa Cinema e altre attività di questo genere, l'audience development, quello che abbiamo detto, fondi di coproduzione internazionale. Allora, vengono a partire da quest'anno finanziati da media non le produzioni ma i fondi, quindi se ci sono appunto strutture che vogliono mettere insieme dei finanziatori che vogliono finanziare a livello sovranazionale delle coproduzioni internazionali, media li finanzia. Quindi l'incentivare le coproduzioni internazionali, vedete che è appunto un mandato, una mission, insomma, della comunità europea. E poi progetti pilota, sinceramente non so bene di che cosa si tratti, non ci sono ancora andata a vedere, insomma, ma sono progetti appunto di particolare interesse a livello, no, tecnologico, nuovi, insomma, che... Cioè, il fondo di coproduzione internazionale, visto che alcuni paesi o alcuni enti o organismi... Le banche, organismi finanziari, insomma, vengono incentivati da media ad agire in questo sistema. Esatto, sì. Diciamo che media ne mette una quota e gli dice venite, no? Poi questi dovrebbero creare dei bandi. Dovrebbero, appositi. Esatto, creare dei bandi appositi e dovrebbero creare un meccanismo virtuoso di coproduzione, insomma, che incomincia a girare appunto no, a livello di istituzioni finanziarie. Poi ci sono qui i corsi di formazione, abbiamo aperto. No, non abbiamo aperto. Vabbè. E poi i festival e i mercati sostenuti da media. E l'informazione sono i corsi a cui eventualmente si può partecipare? Sì, i corsi. No, sono i corsi sostenuti da media. Ah, ok. No? Quindi quali corsi media ti offre sul mercato europeo? A quali corsi puoi partecipare? Il sostegno è purtroppo un problema locale, no? Trovare sostegno per poterli frequentare. No, non è nel mio programma di oggi.
No, parleremo di finanziamenti pubblici europei. Sì. Sì, 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 dai. Sì, no, io vorrei appunto in questi due giorni darvi un overview generale, poi nei dettagli appunto no, li affronterete con i docenti dei prossimi giorni, oppure vi guideranno, insomma, come sto facendo io adesso per andare a cercarvi le notizie, insomma, le informazioni su quello che credo che sia molto importante in corsi come questo, come anche nei nostri, insomma, è quello di fornirvi gli strumenti. No, non necessariamente tutte le informazioni, perché non ci riusciamo ovviamente, però se io appunto vi do la chiave, vi dico sul sito di Mediadesk Italia, che è in italiano, che è facilmente accessibile, che è ben organizzato, trovate tutte queste informazioni, vi do già uno strumento che non vi evita di dover andare a cercare sul sito del Consiglio d'Europa, di mettere un'immagine su Google, di andare a vedere perché è tutto qui, insomma è una chiave di accesso, no? Così penso appunto che faranno gli altri docenti, andando poi nel dettaglio ognuno delle proprie specificità, insomma. Io credo che poi per quanto riguarda il tax credit interno ed esterno, anche Maria Teresa, che verrà nei prossimi giorni, insomma, potrà parlarvi, no? Anche lei appunto è, forse anche del MIBAC, insomma, è un'esperta, questo dovrete sondare. Esatto. Io tra l'altro appunto faccio parte della commissione del MIBAC per la mia passata attività di valutatrice di progetti, quindi insomma ho lavorato, no, come sapete, con Media, con Rai Cinema, con diversi organismi a livello europeo, e quindi per la mia conoscenza del cinema a livello europeo. Però se voi mi chiedete qual è il capitale sociale che deve avere una società per poter partecipare al bando dei corti, devo fare un po' di ricerca io stessa per capire. Quindi non so neanche se, no? Potrei essere in grado di darti una risposta, però devo studiarmelo anch'io, perché adesso non è per quello, cioè non sono una specialista in finanziamenti. Sì. No, no, per carità, perché MIBAC è successivo, insomma, qua vi parlo di finanziamento e lo sviluppo, questo è lo sviluppo e il MIBAC è... Oggi il nostro programma non lo comprende, insomma. Quindi ti dico, no, possiamo poi vedere di trovare la chiave d'accesso per capire dove trovare queste informazioni. Insomma, sono sicura che saranno tutte sul sito del MIBAC, no? Sapendole cercare. Perché. E quindi poi ecco, corsi di formazione, festival e mercati, sempre sostenuti da Media, quindi a quali festival e mercati, no? Media dà il contributo. E poi ecco, qua non so, hanno fatto appunto altre risorse alle quali si può accedere tramite il sito, insomma. Vi dicevo, ecco, abbiamo cliccato prima sull'osservatorio europeo, qui avete appunto l'industry guide, per dire, vediamo che cosa ci dice European Film Industry, no? Ci dice come è strutturato, insomma, vedete c'è anche Television Industry, Home Video, DVD, ecco, qui a destra avete Corda. No? Quello che vi dicevo sul database dei fondi pubblici europei, volendovi cercare, c'è anche appunto Iris, è un database sull'informazione, sul legale, insomma, quindi ci sono tutta una serie di studi, di ricerche, insomma, sui fondamenti legali. Il CORD è un database sui fondi pubblici. Lumière è un database sulle entrate, insomma, il botteghino dei film no, distribuiti in Europa. Quindi qui avete accesso a tutta una serie di informazioni che vi potrebbero interessare. Queste sono tutte ricerche fatte dall'osservatorio e no, se vi interessano potete andare a vedere, sono piuttosto elaborate, molto complesse. CineEuropa è questo a cui vi suggerivo di abbonarvi, no? Esce anche in italiano. E... a un certo punto, insomma, ci deve essere un tasto da qualche parte che vi permetta di, no, iscrivervi alla newsletter, e vi arriva appunto credo una volta a settimana. Quindi trovate, vedete appunto le notizie, no? E qui avete film e review, sono le recensioni, perché loro hanno dei critici appunto che girano tutti i festival e recensiscono i film dei festival. Notizie sulla produzione e i finanziamenti. Sui festival, i premi, l'industria, il mercato, distribuzione, uscite, esercenti, insomma avete tutta una serie di notizie riguardanti questi
no, diversi aspetti. Sui film, film focus, vi dicono quali film stanno girando, dove fanno appunto un focus su film particolare, perché è un poi database dei documentari, registi, sceneggiatori, inserisci un film, questo è un database, database dei film del Mediterraneo del Sud, vedi, c'è una, no, un interesse particolare per quell'area. Interviste, video, appunto, note, trailer, teaser, clip, vedete anche appunto legati alle recensioni o meno dei film. Industry, avete anche qua produttori, società di produzione. È molto interessante questo sito, perché vi dà, è un database, ma è anche, è continuamente aggiornato, hanno corrispondenti in moltissimi paesi, vi dà notizie appunto su quello che sta succedendo, no? Vi dice, ecco, l'ANEC, il nuovo presidente, insomma, questa è una notizia che esce a livello europeo, no? Quindi è adesso in italiano, perché abbiamo messo il sito in italiano, però no? Vi dà notizie su film italiani, che però appunto ogni maledetto Natale, no? Film italiano che esce adesso il 27 novembre. E avete appunto i focus sui film, interviste che sono appunto a volte, no, a registi, a persone legate all'industria, a programmi di formazione. Credo che ci sia anche una mia intervista, insomma, negli archivi di Cine Europa, uscita l'anno scorso. Vi consiglio assolutamente di abbonarvi, perché è molto interessante. E forse per questa mattina possiamo chiudere qua, insomma, sono le 1:10, non so. Va bene? Ok. Ok, quindi se volete io utilizzerei questa mezz'ora allora per farvi vedere questo materiale che ho portato qua, perché se volete venire, visto che siamo in pochi, insomma, vi direi di condividermi. Abbiamo parlato di mercati, di progetti, no? I co-production markets, vorrei farvi vedere un po' di materiale che ho portato, che vi può fare, vi può dare un'idea, insomma, questi, per dire, allora, questi sono i dépliant di Maya, se vi interessano, non ce l'ho per tutti, però insomma a chi interessa. Poi vi ho portato, allora, questo è il focus dell'osservatorio. Sì. Sospendiamo lo streaming. Ah, no. sì, sospendiamo lo streaming, insomma, la lezione di questa mattina, diciamo, si conclude qui. Grazie.